Sì, impostazione nomination e vediamo questa clip e poi ne parliamo insieme. Sono nata in Ghana, nella capitale Accra. Ho vissuto fino ai miei 11 anni con i nonni. I miei genitori si erano, diciamo, trasferiti qua in Italia per lavoro. Quando sono arrivata in Italia è stato un incubo. Non avevo mai vissuto con i miei genitori, quindi anche questa cosa qua mi spaventava. Però nello stesso tempo ero contenta perché sapevo che c'ero con i miei fratelli, no? Noi siamo quattro fratelli, io sono la più grande. Poi c'è Mario, c'è Enoch e Angel. Enoch già l'avevo conosciuto, Mario invece non l'avevo mai visto, mai visto. You are my sister, we were... Quando sono arrivata in Italia, Mario già era con i Balotelli. Mario va dai Balotelli perché lui non stava bene. Mio papà lavorava, però alla fine non è che prendeva tantissimo. Allora mia mamma, con il bambino malato, ha detto un'assistenza sociale e gli ha detto io ho bisogno di una casa perché sennò io rischio con il mio bambino. Se vuoi una mano, conosco una infermiera in pensione che nel frattempo ti può dare una mano con il bambino. Noi intanto cerchiamo la casa. All'inizio Mario andava, faceva una settimana là, una settimana da loro. Non so quanto hanno sofferto i miei genitori, anche quando sono tornata dal Ghana, quanti avvocati, giudici e quanto hanno... Cioè, noi non mangiavamo per pagare l'avvocato perché volevano indietro Mario. Si scrive che la famiglia non c'è mai stata, cosa che non è vera, perché io mio fratello l'ho conosciuto. Sono 11 anni che sono qua, sono 11 anni che io conosco mio fratello. Mario era un bambino molto agitato, molto. Quindi si lamentavano spesso perché picchiava anche i figli dei vicini. Io lo so che non sono solo, anche ci vogliamo bene. Sono solo. Ogni tanto io gli dico magari sì, ti odio, lui no, io ti amo. Così, no? Ci vogliamo bene. Sì. È mio fratello, tutto, però a volte dico, caspita, qualche anno fa veniva all'oratorio con me, si andava in piscina. Adesso a vedermelo così mi sembra tutto strano, tutto un sogno, sembra di vivere in un sogno. Ecco. Il mio desiderio più grande è di ritrovarci tutti insieme un giorno. E... dimenticare quello che è stato del passato, perché purtroppo non si può recuperare. Ecco qui Abigail. Tu sei l'esempio perfetto nel rappresentare questa nuova Italia, no? Questa nuova Italia multisfaccettata, multirazziale, con credi diversi. Ma tu ti senti in questo paese pienamente accettata? Pensi che l'Italia sia ancora sotto un paese razzista? Sì, io penso che come ci sono delle persone che hanno accettato la diversità, ci sono anche delle persone che ancora non hanno... Cioè, secondo me c'è ancora un po' di razzismo. Ma secondo te quanto mancano italiani per accettare insomma un cambiamento che è inesorabile, perché fondamentalmente questa nostra Italia diventerà un paese multirazziale, è scritto ed è sotto gli occhi anche oggi perché sono arrivati insomma un sacco di extracomunitari dalla Tunisia che scappati dalla guerra, per cui questo paese si deve confrontare ovviamente con questi nuovi popoli, quanto ci manca? Io spero poco, perché ci credo anche, perché come ce ne sono tanti che ci sono riusciti, spero che quelli che mancano riescano a accettare questa diversità, ecco, perché alla fine non è neanche una malattia. No, certo. Tra l'altro tu parli bresciano strettissimo, sì, mi sembra di sentire parlare Riccardo Bossi il trota, no? Effettivamente. Vladi, tu che hai fatto della diversità la tua bandiera fondamentalmente, quanto ci manca per essere più... Insomma, la tua vittoria è stata anche un simbolo di questo, no? Dell'apertura verso le persone, tra virgolette, diverse. Però l'intelligenza non ha sesso e neanche colore, credo, no?
Io vorrei ricordare che Mario Balotelli ha rifiutato di giocare per il Ghana perché non voleva precludersi la possibilità di giocare nella nazionale italiana, perché Mario Balotelli si è sempre sentito italiano, perché è nato in Italia. Dobbiamo ricordare, c'è un dato strano, Simona, lo stesso numero di stranieri che ci sono in Italia, poco più di 4 milioni, è lo stesso numero di italiani che sono all'estero a cercare la stessa fortuna. Allora, così come noi dobbiamo chiedere il rispetto per gli italiani che lavorano all'estero, con la stessa forza dobbiamo chiedere il rispetto per gli stranieri che lavorano in Italia e che rispettano la legge e la nostra Costituzione. Simona, c'è un unico posto dove vanno divisi i neri dai bianchi e della lavatrice, per il resto dobbiamo convivere insieme. Senti, Abigail, sì. Ma è vero che Mario ha detto che se tu amoreggi, non dico più la parola, sull'isola, lui viene a nuoto? Ti viene a prendere a nuoto? Sì, sì, mi ha detto. Bene, allora fallo. Sì, mi ha bene, detto allora così. Fallo. Due. Grazie ad Abigail Balotelli, grazie per aver partecipato. Grazie, puoi tornare al tuo posto.